Oggi il professor Dolce, direttore generale della Protezione Civile, sta esponendo i primi risultati delle analisi che sono state eseguite dalla Protezione Civile, ma anche degli studiosi impegnati in questo settore, a seguito dell'evento sismico del 24 agosto ad Amatrice, a Cumuli e ad Arquata. Questo evento è stato organizzato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e della Sapienza, dalla sede di Rieti. Il terremoto è un fatto naturale, la prevenzione dei terremoti è un fatto culturale invece, la prevenzione dei danni e delle vittime sta nella formazione culturale dei tecnici, perché siano impegnati sul territorio a costruire e a ristrutturare edifici in modo che resistano agli eventi sismici, che sappiamo che in queste zone sono frequenti, ma purtroppo non sappiamo quando si verifica. È un argomento che ormai coinvolge tutto il territorio nazionale, salvo qualche area, è un argomento con quale dobbiamo convivere, dobbiamo prepararci a convivere. Altri paesi convivono meglio di quanto riusciamo a fare noi, ma noi dobbiamo attrezzarci per farlo, e credo che sia importante da questo punto di vista la formazione, naturalmente universitaria, per esempio dei giovani professionisti che devono sapere affrontare questi temi in modo completo. Essere protetto efficacemente è anche un monumento antico, anche un edificio storico, anche il Colosseo che ha 2000 anni di storia. Si tratta solo di saperlo fare, di volerlo fare e di riuscire a farlo. Ecco, noi lo sappiamo fare e dobbiamo anche riuscire a farlo. Il nostro impegno anche adesso è nella fase di ricostruzione, proprio perché evidentemente quello che abbiamo ereditato dal passato non era riuscito a sostenere questo evento sismico e tutti i danni, gli effetti che sono avuti successivamente. Adesso il problema è ripensare anche per il futuro, da subito, ecco, non bisogna aspettare altri momenti, bisogna ripartire ora, proprio perché la popolazione anche ovviamente si sta disperdendo, perché la popolazione deve essere ricoverata e quindi invece bisogna dare subito una prospettiva per questi territori. E quindi, oltre agli aspetti di ingegneria sismica strettamente legati agli aspetti strutturali, tecnici e edilizi, e quando pensiamo alla sostenibilità pensiamo anche allo sviluppo di questi territori nel futuro, quindi recuperare il terreno e riattivare le funzioni, le attività presenti sul territorio, le attività produttive, economiche, ridare vita a un sentimento di comunità, di appartenenza al territorio, dare la possibilità agli abitanti e anche a tutti i soggetti sociali, produttivi, economici di riappropriarsi di questi loro territori di appartenenza e ricostruire un percorso che abbia una prospettiva futura duratura di recupero, di ricostituzione di quello che è la loro caratteristica, la loro identità, la loro forza e veramente la struttura di vita per tutti i loro abitanti. Non bisogna crearsi un'aspettativa di breve periodo e quindi farsi anche delle illusioni, perché siamo poi anche tutti molto presi dalla drammaticità della situazione. Anche conoscendo le persone lì si capisce quante le famiglie sono state colpite, anche nei loro affetti più vicini, nelle cose a cui sono più cari, ma anche alla sostanza della loro vita. Questo però non vuol dire appunto lasciarsi prendere dalle emotività, ma invece lavorare con chiarezza, con forza, con determinazione e anche da subito. Per cui noi possiamo aspettarci qualche buon risultato se ci mettiamo in moto già da adesso. Io vedo, ve lo posso dire, che le istituzioni, gli operatori sociali, gli stessi abitanti sono tutti rimboccati le maniche e stanno lavorando con grande impegno. Bisogna che questo venga ben strutturato, organizzato, che gli stessi abitanti e le istituzioni locali siano coinvolti in questo processo, perché siano coscienti dei tempi, delle energie che ci vogliono, ma anche possono essere coinvolti con le loro energie, perché le energie locali sono veramente la cosa più importante che è a disposizione per poter ricostruire un territorio, al di là di tutte le risorse che possono venire dall'esterno, che sono assolutamente importanti e anche ovviamente necessarie, però le energie fondamentali vengono dal territorio.